Buonasera da Fabio Ferri, bentornati al consueto appuntamento con T-Sport, pagina di informazione sportiva della nostra emittente Teleiride per quanto riguarda lo sport della provincia di Firenze e della regione Toscana. E allora oggi è fondamentale aprire sulla Fiorentina perché è il D-Day del mercato viola, con l'ufficialità ormai concreta dell'addio a Pepito Rossi e l'altrettanto concreta ufficialità della l'arrivo di Mauro Zárate proprio in sostituzione dell'attaccante italo-americano, ma il mercato della Fiorentina ovviamente non termina qua. Allora noi entriamo subito in tema di mercato e poi ci concentriamo per parlare proprio di Giuseppe Rossi. È il D-Day del mercato della Fiorentina. Dopo l'arrivo da Genoa di Tino Costa, risorsa fondamentale sin da subito per il centrocampo incerottato di Sosa, oggi è il giorno dell'arrivederci a Pepito. L'italo-americano ha infatti salutato i tifosi viola serragliati all'uscita del centro di allenamento e si prepara per raggiungere il Levante, squadra di Valencia, ultima in classifica nella Liga, che ha puntato sul rilancio dell'eroe del 20 ottobre 2013, giorno di Fiorentina 4, Juventus 2, per tentare la missione salvezza. Rossi va dunque al Levante con un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni e con un controriscatto in favore della Fiorentina di circa 2 milioni. Per Pepito, poche parole da spendere, un tweet esplicativo e un solo chiarimento: per me non è un addio, ma un arrivederci. Parole bissate poi anche dal suo procuratore, che ha dichiarato: non andiamo via volentieri, speravamo di essere protagonisti qua. È giusto addio? La Fiorentina vuole avere il diritto di riprenderlo e questo fa piacere anche a noi. Addio a Pepito e benvenuto a Mauro Zárate. L'incostante talento argentino classe 87, già visto in Italia con le maglie di Lazio e Inter, torna nel bel paese dopo un'esperienza inglese che lo ha visto indossare le maglie di West Ham e QPR. Per Zárate e la Fiorentina una scommessa. L'argentino cresciuto nelle giovanili del Vélez Sarsfield cercherà di accendere definitivamente una carriera che sembra ad un bivio. Un'ultima chiamata per chi di talento ne ha sempre mostrato tanto, ma che ha anche sempre fatto storcere la bocca per la mancanza di costanza. Una scommessa però anche per la Fiorentina, come detto, che in corso di stagione cerca di cambiare gli equilibri. Potrebbe essere un colpo dal grande impatto immediato, come potrebbe essere sin da subito un acquisto con ripercussioni negative. Se non altro, però, Zárate arriva senza grandi spese. Il club viola si è accordato con il West Ham, dove milita il nativo di Buenos Aires, per 2,1 milioni di euro e con un contratto che legherà l'ex laziale alla viola fino al 2018. Intanto, domani dovrebbe essere la giornata dell'ufficialità di Cristian Tello, spagnolo di proprietà del Barcellona, ma in prestito al Porto, che dovrebbe dare un'alternativa sulle fasce e sulla tre quarti a Paulo Sosa. Sarà il penultimo colpo del mercato, in attesa che in casa viola venga colmata la carenza forse più importante della rosa dell'allenatore lusitano, ovvero quella rappresentata dal centrale di difesa. Queste insomma le news per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Continuiamo a parlarne, grazie anche al prossimo collegamento telefonico, quello con Benedetto Ferrara della Repubblica. Ringrazio intanto Benedetto Ferrara per essere in collegamento con noi. Grazie Ciao a tutti, ciao. mille. Allora, è il D-Day del mercato della Fiorentina perché è il giorno dell'arrivo del sostituto di Giuseppe Rossi, ma soprattutto è proprio il giorno dell'addio a Giuseppe Rossi. Beh, sicuramente, come dire, è una notizia, no? Che nessuno avrebbe mai immaginato. Così come non molti mesi fa nessuno avrebbe immaginato di un Gomez andato via per rinascere in Turchia, di un Cuadrado passato dall'Inghilterra per arrivare alla Juve e Pepito Rossi che va addirittura al Levante, va nei bassi fondi della classifica della Liga per cercare il riscatto. E quel tridente famoso di una Fiorentina che poi non è mai sbocciata da quel punto di vista perché Gomez si infortunò, perché poi si è infortunato Rossi, perché Cuadrado è andato via, insomma, tante vicissitudini che hanno cambiato le carte in tavola. L'arrivederci a Rossi era almeno forse atteso, però insomma, nelle ultime settimane se ne era parlato e si era capito che lui voleva andare via per provare a scommettere su se stesso, a ritrovarsi, a tornare sotto la luce dei riflettori, cosa che questa Fiorentina non riusciva a permetterglielo per il campionato sorprendente della squadra, per un calcio straordinario, per un modulo
e per, anche per la condizione di Rossi, che al di là di tutto comunque non è quella del Rossi dei giorni migliori per ovvi motivi. Una lunga riabilitazione, poi un giocatore fuori dal campo, sicuramente anche molta tristezza da parte sua, tanto il talento, tantissima la sfortuna. Detto questo, era anche giusto cercare soluzioni alternative, anche se è ovvio che a gennaio cercare giocatori di talento, vai a trovare giocatori di talento che sono delle scommesse, perché sono giocatori che evidentemente hanno qualche problema con la squadra in cui giocano. Zarate è uno di questi, perché i problemi da questa parte dell'oceano, insomma, se li è sempre un po' cercati. Mentre in Argentina, nella sua terra, ha fatto dei campionati straordinari. Però dobbiamo considerare che questo mercato, a differenza degli altri, è il mercato di una squadra arrivata a gennaio, al di là delle ultime due partite che testimoniano anche una certa stanchezza e una certa, come dire, facilità degli avversari a capire il gioco di Sosa, no? Che all'inizio era una sorpresa, adesso non è più. Lui ha bisogno di variabili, ha bisogno di poter cambiare moduli, per questo arriva Teglio, un esterno, che permetterà probabilmente di giocare anche, far giocare Bernardeschi in un'altra posizione, per questo arriva una seconda punta di ruolo come Zarate, quando si tratterà di stare più vicini a Kalinic, di farlo sentire meno solo come è successo nelle ultime partite. Poi non scordiamoci, l'arrivo di Zarate presuppone la cessione di un giocatore, di uno straniero, probabilmente sarà Verdù ad andarsene o Mati Fernandez, ma si pensa di prendere Cigarini come mediano per rinforzare il centrocampo. Insomma, la Fiorentina torna a scommettere su se stessa, cerca di farlo rispettando ovviamente i suoi parametri, niente follie, serve un difensore, probabilmente i soldi veri verranno spesi lì. Su Rossi solo una considerazione, attutisce il colpo il fatto che questo sia un arrivederci, nel senso che se il giocatore è recuperato, torna al gol e ritrova se stesso, la Fiorentina con 2 milioni in pratica può riportarlo a Firenze, e questo può levare di torno le paure che nascono quando arriva questa operazione, l'idea di vedere un fenomeno che abbiamo atteso tanto a lungo magari rilanciarsi altrove e perdersi altrove. E per chiudere va anche detto che comunque in tutto questo la prima cosa che ho pensato io è a quel 20 di ottobre del 2013, a quella Fiorentina 4 e Juventus 2. Comunque è ciò che io ricordo del Rossi fiorentino e non dimenticherò mai, e a volte bene un giocatore che ti consegna un ricordo che è un patrimonio. Comunque qualcosa di importante l'ha fatto, anche se chiaramente tutti ci saremmo aspettati di più. Ecco, bene detto, solo una ultima riflessione in conclusione, proprio appunto salutandoti ho introdotto l'argomento Pepito Rossi parlando di un addio, ovviamente si parla di un arrivederci perché come abbiamo detto anche nel nostro pezzo di apertura è appunto un prestito quello che porta Rossi al Levante, però insomma abbiamo parlato anche di una situazione per il club spagnolo, appunto un piccolo club di Valencia, piuttosto complicata di classifica, si trova all'ultimo posto della Liga, infatti ti chiedo se queste pressioni da un certo punto di vista possono aiutare Rossi oppure se come visto a Firenze appunto le esigenze, le richieste di classifica potrebbero in qualche modo mettere Rossi di fronte a un bivio, ovvero o subito incide oppure rischia anche al Levante insomma di essere un peso tra virgolette. Ma io credo che comunque Pepito in questo momento ha bisogno di una sfida che lo porti che lo rimetta al centro, no? Lui è abituato sempre a essere al centro per il suo talento, al centro di un progetto, passami questo brutto termine, o al centro della sfortuna che lo ha perseguitato. Lui ha voglia di tornare a essere il fulcro intorno al cui ruota una squadra che deve ritrovare il sorriso. Lui vuole essere, come dire, in questo caso protagonista di un film che potremmo chiamare La Grande Rimonta, perché io credo che il fatto che soltanto il Levante, cioè una squadra ultima in classifica nella Liga, una piccola società, comunque alla fine abbia voluto scommettere su di lui, questo insomma per un giocatore come Pepito
che prima del primo infortunio era inseguito e era destinato ad andare al Barcellona, è chiaro che può essere anche un colpo all'autostima, ma per risollevare l'autostima ci vogliono sfide. Se la sfida è questa, lui deve provare a vincerla, deve vincere sicuramente la sfortuna, ritrovare almeno l'80% di se stesso, che è quello che gli permetterebbe comunque di essere sempre un grande attaccante. Per questo dico anche che se il Levante scommette su di lui, all'inizio ovviamente lui sarà al centro della ripartenza, della tentata ripartenza di questa squadra, sarà il fulcro e poi sarà appetito dimostrare che vale questa scommessa, anche perché, voglio dire, lui se vuole giocare è anche per la nazionale. E questo è naturale. E io credo che sia la sua, tra virgolette, ultima grande scommessa per ritornare quel giocatore straordinario che conoscevamo. Se va bene in Spagna, poi può tornare qua e rivestire la maglia, perché Firenze comunque gli vorrà sempre bene. Grazie mille Benedetto Ferrara per essere stato in collegamento telefonico con noi. Ovviamente approfondiremo ancora i temi legati alla Fiorentina. Grazie mille. Grazie a voi. E allora, ovviamente seguiremo il cammino di Giuseppe Rossi nella sua nuova avventura spagnola con la maglia del Levante, anche con un po' di apprensione, perché si parla anche dell'interesse del Villarreal, che avrebbe in pratica fatto parte di questa trattativa che ha portato proprio Rossi al Levante, un Villarreal che per 5 anni è stato squadra di Giuseppe Rossi, che adesso monitora proprio le condizioni dell'attaccante italo-americano per capire se già dalla prossima stagione potrebbe essere un nome buono anche per tornare a vestire la maglia del sottomarino giallo. A proposito dell'amore di Firenze per Giuseppe Rossi e del tweet che citavamo anche all'interno del nostro pezzo di apertura, dobbiamo insomma darne lettura, perché proprio oggi sulla pagina Twitter del giocatore è comparso il messaggio di una tifosa che ha detto: ti ammiro come nessuno nel mondo del calcio, oggi però mi sento un po' tradita, la viola conta più di ogni altra cosa, non va bene che lei venga usata per scopi personali, ti hanno aspettato tanto e ora vai via così, dispiace tanto. È stato appunto il tweet comparso sulla pagina di Giuseppe Rossi da parte di questa tifosa, evidentemente un po' amareggiata dalla partenza di Giuseppe Rossi. Rossi che però ha voluto rispondere proprio a questa tifosa, dimostrando anche una grande vicinanza al pubblico viola, e ha risposto così: vedo che mi scrivi tanto, quindi ti rispondo dicendo che sono il primo dispiaciuto, perché ho un conto in sospeso con i tifosi della Viola, ho dato il massimo in tutto ciò che ho fatto tra terapie ed allenamenti in questi tempi, perché volevo continuare a regalarvi emozioni in campo, ma è dura farlo quando le occasioni sono poche e non continue. Il calcio è vita per me, se me lo togli non posso essere mai felice, spero che lei e i tifosi Viola mi possano capire, perché voglio ritrovare il sorriso, sempre terrò la viola nel cuore e non posso mai dimenticarmi i brividi che mi avete dato le domeniche. Scusa per il messaggio lungo, ma ci tenevo a dirlo. Buona giornata. Il DDI del mercato della e poi appunto Giuseppe Rossi conclude con l'hashtag sempre forza viola, quindi questo il tweet di Giuseppe Rossi in risposta a la tifosa che appunto gli aveva parlato di tradimento in merito del suo addio, che in realtà, come abbiamo detto poi anche con Benedetto Ferrara, è almeno al momento solo un arrivederci. Proprio con Benedetto Ferrara abbiamo parlato anche di mercato, dell'arrivo di Mauro Zárate, che abbiamo visto atterrare all'aeroporto di Peretola, e appunto parlando di Zárate abbiamo parlato di un rinforzo per l'attacco. Con l'arrivederci a Rossi sarà fondamentale anche l'apporto del giocatore argentino, sarà fondamentale a proposito di Argentina e anche l'apporto di Tino Costa a centrocampo, ma all'arrivo di Zárate, come ci ha detto proprio Benedetto Ferrara, porterà la Fiorentina probabilmente a disfarsi di un giocatore straniero. Mati Fernandez è in cima alla lista dei desideri di Vincenzo Montella per quanto riguarda la sua nuova Sampdoria, ma attenzione alla Fiorentina, che per sostituire Mati Fernandez e portare anche un italiano all'interno della sua rosa sta pensando ormai con insistenza e da tanto tempo a Luca Cigarini, centrocampista dell'Atalanta, che è stato più volte obiettivo di mercato della Fiorentina, che adesso sembra davvero a un passo. Infatti è previsto un summit molto importante
nelle prossime ore con l'Atalanta e la Fiorentina che si incontreranno per capire quale sarà il destino e il futuro di Luca Cigarini. Andiamo avanti, lasciamo l'argomento calcio, andiamo a parlare di pallavolo perché c'è una nuova arrivata anche in casa Savino del Bene, Volley Scandicci, l'avevamo annunciato già nella giornata di ieri con la partenza di Silvia Lotti, si apriva la possibilità per la Savino del Bene di andare sul mercato e cercare una nuova schiacciatrice, è arrivata, si chiama Matea Ikic e arriva da Bolzano, squadra di Serie 1. Dopo l'addio a Silvia Lotti, partita per la Chioto Caserta in Serie A2, si era capito che la Savino del Bene Volley Scandicci sarebbe tornata sul mercato per supplire alla partenza della giovane nativa di San Miniato. Neanche il tempo di salutare la Lotti, che così oggi è stato ufficializzato l'arrivo da Bolzano della schiacciatrice croata Matea Ikic, classe 89, nativa di Pola, ma ormai italiana d'adozione, avendo militato per ben 8 stagioni tra la A1 e la A2 italiana. Grazie mille del benvenuto, sono molto emozionata e contenta di essere qua e non vedo l'ora di iniziare comunque ad allenarmi con Savino del Bene. Per la schiacciatrice svincolata da Bolzano una nuova esperienza, ma non del tutto, dato che a Scandicci Matea ritroverà Giulia Rondon, con cui ha giocato nella scorsa stagione con la maglia della Legion Modena, ma anche Sara Loda e coach Massimo Bellano, con cui ha condiviso la stagione 2013-2014 ad Ornavasso. Sì, anche i coach, l'anno scorso ho giocato con la Giulia Rondon, con la Sara Loda qualche anno fa, e quindi non è neanche un posto nuovo secondo me, per me sono già abituata al modo di lavorare e posso dire che mi piace tanto, che so che mi troverò bene, già adesso lo so. Vecchie conoscenze e un obiettivo già chiaro per la Ikic, raggiungere i playoff con la Savino del Bene, magari migliorando quel sesto posto, attuale posizione in classifica occupata dalle ragazze di Bellano. Certo, ho visto sempre Savino del Bene come una buona squadra dall'inizio di questo campionato e penso che potrebbero arrivare in alto, sinceramente. Ikic arriva con un bagaglio di esperienza ed un palmarès invidiabile. Per lei, oltre ad una Coppa Italia di Serie A2 vinta nella stagione 2012-2013 con la maglia di Frosinone, anche una medaglia d'argento agli Europei Juniores 2006, dove fu eletta anche miglior ricevitrice della manifestazione. Ma più che raccontarle, l'atleta croata vuole dimostrare sul campo le sue qualità. Dicono che sono brava in ricezione e difesa più che altro, e vabbè, quell'altro mi farò vedere anche quello, però eccezione di difesa, diciamo, quello mi stimano, diciamo, non so, vediamo. Allora, ti ringraziamo ovviamente e un in bocca al lupo per il lavoro che dovrai svolgere. Crepi, grazie. E questo il nuovo colpo della Savino del Bene Volley Scandicci. Matea Ikic sarà chiamata a dare manforte alla squadra di Serie 1 di pallavolo femminile di Scandicci e non è escluso che proprio la Savino del Bene possa ancora nelle prossime ore tornare sul mercato per un altro colpo. Intanto noi ci spostiamo, però andiamo a parlare di rugby perché nel fine settimana partono gli incontri della pool promozione e della pool retrocessione per quanto riguarda il campionato di Serie A per i Medicei Firenze, la loro prima stagione da franchigia che rappresenta un po' tutto il territorio toscano, hanno ottenuto il pass per partecipare alla pool promozione. Allora noi siamo stati sul campo di allenamento a intervistare coach Presutti per capire le sue sensazioni e tutto quanto riguarda il mondo fiorentino visto da un allenatore che insomma nel mondo del rugby ha qualcosa da insegnare anche a Firenze. Nel
campionato di Serie A di rugby si è conclusa la prima fase di stagione, una prima fase che ha visto le 24 squadre del secondo livello rugbistico lottare per accedere a uno dei due gironi della pool promozione. Nella sua prima stagione sportiva, la nuova franchigia toscana dei Medicei ha ottenuto un secondo posto nel suo girone e dunque il pass proprio per quella agognata pool promozione, che dà la certezza che, anche nel peggiore dei casi, il prossimo anno i Medicei ripartiranno dalla Serie A. Per questo, coach Pasquale Presutti, 56 anni, uomo di rugby, un passato importante con il Petrarca Padova e con le Fiamme Oro, non può nascondere la sua soddisfazione. Questo ci ha fatto enormemente piacere, diciamo che era il traguardo minimo che avevamo, l'abbiamo raggiunto, siamo contenti, ci stiamo preparando per la fase successiva e speriamo di dare il meglio di noi stessi anche in questa fase che arriva. Nel girone 1 della pool promozione, i Medicei affronteranno Accademia Nazionale Ivan Francescato, Junior Rugby Brescia, Prorecco Rugby, Unione Rugby Capitolina e Gran Sasso Rugby. Per Presutti la concentrazione dovrà essere massima in ogni scontro, anche perché, almeno alla vigilia, non c'è un avversario più temibile di un altro e perché il coach nativo di Trasacco, piccolo paese in provincia di L'Aquila, guarda soprattutto a casa propria. Diciamo che quando si arriva tutte e sei le squadre hanno, penso, l'ambizione di far bene, di provare a far qualcosa di interessante e sicuramente le squadre che andremo ad affrontare sono di buon livello, iniziando dalla prima che abbiamo, che è l'Accademia, sicuramente è la squadra più allenata, ben allenata, ottimi tecnici, giovani, una squadra che corre molto, che esprime anche un ottimo rugby, per cui noi cercheremo come al sempre di fare il meglio di quello che possiamo fare. L'inizio degli incontri della pool promozione è momento cruciale della stagione, ma allo stesso tempo anche giro di boa dell'annata, dunque per il coach dei Medicei è tempo di bilanci. Sì, il bilancio è positivo, diciamo che partecipare già alla pool promozione ci dà la garanzia di poter fare l'anno prossimo minimo il campionato di Serie A di nuovo, per cui non corriamo rischi, abbiamo la possibilità di migliorarci, di valutarci con squadre, come ho detto prima, di buon livello. E sicuramente è una cosa, era, lo è alla nostra portata e cercheremo di onorarlo e di non lasciar nulla per così al caso. Ci lavoriamo, ci prepariamo bene e proveremo a far qualcosa, come ho detto prima, di interessante se ci riusciamo, altrimenti l'importante è uscire sempre dal campo a testa alta, aver fatto il proprio dovere e dire più di questo non potevamo, poi vedremo com'è quello che succede. Bilanci sportivi e umani. Presutti infatti sta sempre più scoprendo questa nuova franchigia, Firenze, e come la città del Giglio vive il rugby in una nuova esperienza della sua già ricca carriera. Ma diciamo che non potevo trovare di meglio, è una soluzione che mi è andata a genio subito parlando con il presidente Lucibello, ho trovato gente disponibile, un ottimo ambiente, c'è un ottimo vissuto rugbistico, è una delle società più vecchie, possiamo dire, datate rugbisticamente, per cui c'è l'opportunità di lavorare, molti giovani, la città è bella, non c'è nulla da. Io mi trovo benissimo e spero di restarci. Dall'esperienza e la competenza dei Presutti passa la crescita di tutta la franchigia dei Medicei. In carriera l'allenatore abruzzese ha vinto 4 scudetti da giocatore e 1 da allenatore, ma Firenze, attraverso i Medicei, può sognare la vittoria del campionato di Serie A e l'approdo a quello di eccellenza? Beh, il sogno però è di tutti, diciamo che sono 12 squadre e solo 4 alla fine riescono a lottare per la promozione. Noi, senza abbatterci nelle disavventure o esaltarci nelle cose positive, cercheremo fino alla fine di dare il meglio di noi stessi. Promesse, oddio, i sogni, cosa costa sognare? Però poi si sta con i piedi per terra e la realtà a volte può essere diversa dai sogni. Diciamo che è meglio vivere più la realtà che sognare, via. E
E queste le parole di coach Pasquale Presutti, che nel fine settimana inizierà la sua avventura in pool promozione con i Medicei. Noi ovviamente seguiremo anche il cammino della Serie A di rugby e torneremo a parlare di sport già domani alle 18.30. Per oggi però è tutto, dunque da Fabio Ferri, da T-Sport, un saluto. Ci ritroviamo domani per quanto riguarda però la programmazione di Teleiride. Sicuramente rimane ricca anche in serata, dunque vi invito a rimanere con noi. Arrivederci.